Eh sì. Io l'avevo appena spento. Qua sta poi il coso. Sì. Sta qui là. È Druonio questo, giusto? Eh? È Druonio, sì. Questo è Druonio. Druonio. Anche di là gli alberi, guarda che bellissimi. Non lo so, però c'è gente.
Sono luminoso, sono luminoso. Ma proprio perché sono in ombra, guarda che colore è Paolo. Dai per andare lo spero di guarda la cimetta. Dove c'è bisogno di fare? Dove era la cimetta? Solidamo su di là. Quindi tu sai distinguere i funghi buoni. I funghi buoni sai distinguere. Due o tre tipi. Sono mai andata a fare. Due o tre tipi, mio padre si è distinto. Mio padre era un fuso. Questo sotto è Santa Maria, sotto là è Santo Cielo. Che bello. Asiago, ci sei mai stato ad Asiago? No. Quanto piano di Asiago? 12, conosciamo 12. Le mucche. Noi andavamo ad Asiago. Ho visto le mucche, ho pensato ad Asiago. Te lo dico io, no, dopo te lo dice il dopo. E beh, ti conviene già prepararti. Beh, al limite non è che poi sia così. No, c'è tempo per un momento. Se no ti fai dare le foto. Io di Francesco. Là c'è cinema, teatro. Qui vicino? No, il posto. Sì, tra 500 metri in Italia. Ah, allora fotografiamo. No, non ci sono case, davanti c'è il prato. Ah. E venivamo a piedi, ti ricordi? Santa Maria Malesco. Perché sei un po' sfigatuccio, perché il posto è la linea è diritta, ho messo due, dici che va bene il due ed è leggermente in discesa. Due, dici che riesco? Stiamo per arrivare, due, riesco con due o con uno? Quello meno ci riesci con ma siamo ancora a Santa Maria. Non ci riuscirai mai. Santa Maria è la valle dei pittori perché ci sono molte mostre. Bene. Ecco, qua finisce Santa Maria, adesso tra un po' ci sarà Prato, la frazione nostra. Siberia. Dovresti fare un piccolo video, mi mandi il video, mi dice una di queste è la casa nostra. Ti ricordi? Guarda, sta arrivando. Sta arrivando, è una di queste case qua. Questa, no, dopo queste. Dopo queste, sì. Sì. Questo è dove andavamo a telefonare. Vero? Non ci vede niente di questo.
Quello che ha causato l'alluvione è stato un'alluvione occidentale 30 anni fa. Perché in Venezia occidentale scende a Roma, in Venezia orientale scende giù verso la Roma. Due fiumi che ha fatto un'alluvione disastrosa. Un disastro di centinaia di morti. Di notte? E penso che il paese più colpito è stato il cielo ed è quello che ha avuto nome che il cielo è permesso a me. Magari c'era meno gente. Costruito i morti dovevano costruire messo le tende in un letto come di un torrente, quando ha cominciato a piovere quelli erano per capaci di autogestirsi.